Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Parleremo bene di che cosa? Parleremo del Giro d'Italia, giusto? Sono diventato un fan da quando ho visto il primo giro, giusto? Ieri dovevo fare a parte soltanto il quarto giro, giusto? Ma siccome ce lo siamo persi, ci facciamo sia il quarto e il quinto giro, va bene? Comunque, innanzitutto, ripetiamo quello nelle puntate precedenti che cosa abbiamo fatto, ok? Comunque, io vi auguro una buona visione. Nella puntata precedenti anzi, è la prima volta io vi ho parlato del primo Giro d'Italia, e dalle mie parti, e che il traguardo era all'Etna, da Catania, no. Da Catania da Avola all'Etna. Caso! Se! Vero, giusto? Avevo parlato poi da Catania a Messina il secondo giro, poi da Palmi a Diamante il terzo giro, ieri invece da Diamanti a Potenza e oggi invece Napoli a Napoli. È assurda questa cosa, vero? Pure a me. Come mai Napoli e Napoli e non altro percorso? Che cosa significa? Beh, comunque, non ne ho idea. E noi ci siamo visti sia Catania e Messina, giusto? Pure il video vi avevo mostrato. Lanciano comunque i Groupama, i 400 metri, Ghirmai vicino alla transenna sulla parte sinistra dello schermo. Sì, c'è Dainese con Bolla, c'è Zabel, non vedo, con Nizzolo, è partito Ballerini anche con la volata di Demar, grandissima confusione, Demar prorompente il francese, fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo, no no! Spezza il digiuno che durava da 7 mesi, si prende Messina e saluta tutti. E vince anche il pronostico, bravo Demar, dovrebbe essere arrivato secondo Ballerini o Gaviria. Una volata impressionante quella che ha fatto Demar, perché la presa di testa e non è stato... Thank you.
Invece ieri era da Diamante a Potenza il percorso e ce lo siamo persi, così facevo tutto unito, no? Ma ce lo siamo persi. Comunque, adesso vi mostro il video della partenza da Diamanti. Mentre arriva il momento del primo colpo di pedale, comincia la settima tappa del Giro d'Italia, 196 km da Diamante fino a Potenza. È iniziato lo spettacolo. Sicuramente un grande spettacolo che bisogna vivere proprio chilometro per chilometro. Bene, l'ultima tappa adesso è Napoli-Napoli, giusto? Davvero strano, vero? Questo percorso. Ma perché Napoli-Napoli? Ma. Comunque, vi faccio vedere il video, il filmato anzi, dell'arrivo dei ciclisti. Ma io dico cosa ha fatto De Gent. Vediamo la volata con Spitt che li mette tutti Scarico Van d'accordo. Der Poel. No, mai, mai ragazzi, che cosa. Beh ragazzi, spero tanto che questo video bende, che il titolo si intitolerà sempre questo, dall'iniziale hashtag Giro d'Italia 2022, seguiamo il quarto e, sì giusto, il quarto e il quinto Giro d'Italia 2022, vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, un bel like. E noi ci vedremo domani alla prossima, in un prossimo video, ok? Alla prossima, ciao!